Good morning roleplayer e benvenuto alla nostra rubrica quotidiana di persone, storie, emozioni e sì perché no, anche giochi di ruolo. Oggi partiamo con un discorso interessante. Spero che siamo partiti tutti i giorni finora con un discorso interessante, ma le volte era un po' più lasca, adesso invece sono cose sempre più belle, secondo me. Mi sto potenziando negli argomenti. Allora, oggi parlerei di una cosa che ho notato di recente negli ultimi anni. Allora, una volta, tanto tempo fa, in una terra lontana, parlare di giochi di ruolo da tavolo e giochi di ruolo dal vivo era come parlare dell'aria e dell'acqua. Due elementi che magari in un punto sconosciuto si toccano, ma alla fine sono due cose completamente diverse. E quindi non c'era veramente tantissimo che mescolasse le due cose. Sicuramente qualcuno di voi mi dirà: no, ma guarda che nel lontano 1996 qualcuno aveva... Sì, può essere, sicuramente non è un argomento nuovo quello del mescolare il LARP con il gioco di ruolo da tavolo, ma è anche vero che la cosa è, diciamo, di mescolarli è un avvenimento piuttosto recente, quello più diffuso, e soprattutto qua in Italia. A me viene in mente ad esempio la collaborazione sempre crescente di live.it con altre persone che a loro volta sono autori di giochi di ruolo da tavolo invece, e quindi questa contaminazione per principio, proprio questa volontà di contaminazione tra due mondi che, appunto, sì, qualcosa sicuramente c'è, ma sarebbe bello vederne di più. E infatti è una cosa che io trovo molto molto bella, parlando del concreto, parto da me, anche se l'asino andrebbe messo sempre in fondo, come dice il proverbio. Però, per esempio, in Burning Opera l'idea di alzarsi dal tavolo, avere un'interazione fisica con gli altri giocatori, abbracciarsi, darsi pacche sulle spalle, aiuta molto quando si parla di situazioni piuttosto brutte, quando c'è un coinvolgimento emotivo molto forte, e torna comodo, perché il gioco, insomma, parla di emozioni forti e spesso e volentieri queste sono negative. Non è detto, però prima o poi la scena dell'addio molto struggente arriva, e quindi c'è bisogno, secondo me, dei limiti del rispetto delle persone e della loro intimità e della loro privacy, insomma, non so come definirla. E ovviamente nel limite di questo, però, un abbraccio, no? Sicuramente aiuta. Però stiamo parlando di un gioco di ruolo da tavolo alla fine, con qualche elemento LARP, assolutamente non innovativo, però è stata una volontà mia di design portarlo in gioco. Ma perché alla fine, pensiamoci, delle volte descrivere cosa facciamo invece che farlo è addirittura controproducente. Delle volte ci sono delle cose che sono così banali, così semplici, così scontate, che doverle descrivere sicuramente aggiunge dettaglio, però magari è una perdita di tempo. Cioè, ad esempio, mai successo, sicuramente è successo più di una volta, di trovarsi a un tavolo con magari quella persona, sei stata tu, parlare nella voce del personaggio, tipo giocare un goblin e cominciare a fare la vocina stupida, e quello sicuramente aggiunge del dettaglio, ok, che
di solito non c'è, che altrimenti avresti dovuto aggiungere dicendo, e così vi risponde con una voce un po' gracchiante, un po' nasale. Cioè, capito? La situazione è questa, no? E è facile da fare perché basta mettersi un attimo di impegno. Ok, non tutti ci riescono bene, è vero, però ci si può impegnare un attimo e aggiunge molto perché dà proprio quel senso di sto parlando con un goblin, no? E allo stesso tempo i gesti, i modi di fare, le azioni, sono tutti elementi che aggiungono dettaglio, aggiungono colore e possono essere tranquillamente fatti senza doverli descrivere. E questo secondo me aiuta tantissimo, aiuta veramente tanto e rende il tutto più semplice perché alla fine noi non siamo abituati a descrivere quello che facciamo. Siamo abituati a fare quello che facciamo, cioè è ovvio, però appunto non è banale perché invece quando giochiamo di ruolo ci aspettiamo che le azioni vengano descritte anche perché spesso e volentieri sono azioni che non possiamo assolutamente fare nella realtà. Ma anche sì, nel senso, e qui apro un altro piccolo argomento prima di chiudere. Ad esempio, quando noi mimiamo un gesto comprensibile, lo possiamo fare tranquillamente, esatto, appunto, mimandolo, anche se effettivamente i suoi effetti non esistono. Ad esempio, se facciamo finta di caricare un fucile e sparare, ok, non stiamo veramente sparando, ovvio, però stiamo dicendo che stiamo caricando un fucile e stiamo sparando. Nell'ARP più di una volta, molto tempo fa, quando facevo l'ARP vecchio stile, diciamo così, non l'ARP da camera per intenderci, c'erano le chiamate degli incantesimi e quindi quando si cominciava a indicare la gente, a parlare in latino, ad alta voce, a usare delle formule, insomma, vuol dire che si stava lanciando un incantesimo. Certo, dalle mie dita non è uscita nessuna magia, alle volte sarebbe stato bello, però appunto l'incantesimo è fatto nell'immaginario collettivo. Io ho lanciato un incantesimo. E questo è proprio il principio ultimo di quello che si chiama. Allora, ci sono vari livelli. Se lo si fa senza spiegare quello che si fa, e quindi deve essere compreso ad intuito, a gesti, si chiama telegraphing ed è uno dei principi del Gip Form, quindi uno degli strumenti del Gip Form. Quindi prendere una matita, tenerla in mano come una rosa di fiori, come un mazzo di fiori e inginocchiarsi davanti a una persona e dirle ti prego, sposami, è chiaro che stiamo tenendo in mano un mazzo di fiori, ma prendendo la stessa matita, puntandola sulla schiena di una persona e dicendo mani in alto, questa è una rapina, ovviamente quella non è più un mazzo di fiori, è una pistola. E questo è utilissimo, è comodissimo e ci riduce tanto di quella narrazione ed è immediato, è efficace, è uno strumento stupendo. Dimmi che cosa ne pensi, se al tuo tavolo sono già successe queste cose e noi ci dobbiamo lasciare qua. Con la puntata, ci rivediamo domani, con la puntata di domani mattina. E come sempre, come ogni giorno, che tu sia seduto e lo stia raccontando, che tu stia in piedi e lo stia mimando, rock and roll play.